Ma buongiorno e benvenuti o ben ritornati in un nuovo video qui sul mio canale Casa e Dispensa. Prima di iniziare a farvi vedere i prodotti di scorta, volevo ringraziare tutti i nuovi iscritti e darvi un super benvenuto sul mio canale e vi ringrazio per tutti i bei messaggi. Io continuerò a dire sempre messaggi, comunque sono commenti che mi lasciate sempre sotto ad ogni video. Grazie mille e ancora benvenuti ai nuovi iscritti. Ma detto questo, oggi voglio farvi vedere, ho comprato un po' di prodotti per la pulizia della casa e ho fatto scorta e volevo condividerli con voi e poi mi piacerebbe a fine marzo fare un preferiti o bocciati dei prodotti. Quindi iniziamo subito con questi. Allora, questi sono dei spray per tessuti che io mi sto trovando benissimo, tranne il fatto che non mi mette a fuoco. Ok, ecco qua, questo qua è muschio bianco e poi c'è l'altra versione che è questo talco, che sono fantastici. Io ve li straconsiglio perché sono meravigliosi. Sono appunto muschio bianco e talco, come si chiama questo? Fiorentino. E è uno spray sia per i tessuti, per eliminare gli odori, per disinfettare i capi, per la pulizia, cioè più che altro per la pulizia, per deodorare la macchina, magari se fumate, ma anche in casa. Per le tende, qua vi faccio vedere un po' per che cosa si può usare e è ottimo veramente. Lascia un profumo meraviglioso che dura per diversi giorni e soprattutto non è fastidioso e fantastico, veramente fantastico. Ho già fatto una recensione super positiva, ma ci tenevo. Questi li ho, è già la seconda volta che li compro. E mi trovo davvero bene. Poi su Amazon ho preso questo che è il bucato di Adele, il bucato che profuma la casa e anche questo ha un profumo meraviglioso. Questo si chiama gocce di pulito, ma poi ci sono altri prodotti. Cioè, il bucato di Adele ha tantissimi prodotti per la pulizia della casa e per il bucato ed è ottimo. Si presenta così. Questo è un formato un po' più grande da 500 ml, mentre poi ho la versione più tascabile che ho comprato. Anche questo è molto gradevole. Questo è il mio preferito, gocce di pulito, ma anche questo non è male. Questo è più tascabile, infatti sono 150 ml. E anche questo ho preso su Amazon. Poi questo che io uso anche per il pavimento, che è ottimo. Ecco qua, mi sto trovando davvero bene. L'ho già provato, per quello inizio a dire che mi sto trovando bene. E questi li ho presi, se non sbaglio, da Eurospin, non mi ricordo più perché è un po' che ce li ho e da un po' che volevo fare questo video. Poi ho comprato la ricarica perché la stavo terminando, questa qui di Eurospin, ricarica sapone liquido con estratto di argan e avena. E vi farò sapere appunto quando farò il video preferiti o bocciati a fine marzo, così lo testo. È la prima volta che lo prendo. Poi preso questo per il WC, ACE WC Gel con candeggina multigetto. Questo è nuovo, c'è scritto, vi farò comunque sapere più avanti. Poi ho preso questo qui, Alba Aceto Plus o Plus, multiuso, vi faccio vedere qua,
aceto bianco di alcol igienizzante 100% naturale, che si può usare appunto per pulire la cucina, i vetri, per disinfettare, eccetera, eccetera. Anche questo ovviamente vi farò sapere. Questo che sapete che io una volta al mese lo uso, e tra le altre cose sto leggendo adesso che è il mangiacapelli. Quando vanno a finire nello scarico, igienizzante libera gli scarichi domestici da capelli e peli. Ovviamente anche questo vi farò sapere. Poi ho preso questo, più che altro sono andata da, vedete un po' di prodotti vari, questi li ho presi da Max Factory. Ho preso il bagno schiuma, bagno doccia della Dermomed, ecco qua. Profumo iris, pelle profumata da 650 ml. Poi questo sempre un altro bagno doccia con aloe vera e burro di karité, questo qui dell'Angelica, anche questo poi vi farò sapere. Poi prima volta in assoluto che prendo l'ammoniaca. Me l'ha consigliato una mia amica che mi ha detto che è ottimo per pulire i vetri perché sgrassa molto bene e non lascia aloni, non lo so, è la prima volta che uso l'ammoniaca in tutta la mia vita, quindi vi farò sapere. Ho preso questa qua profumata, me l'ha consigliato lei perché mi ha detto che quell'altra ha un odore molto forte, molto sgradevole, mi ha consigliato di prendere quella in versione profumata. Io ho preso questa qui di Amacasa e vi farò sapere. Adesso inizia la bella stagione, inizia il periodo delle grandi pulizie della casa e quindi ho un bel po' di vetri e finestre da pulire, quindi vi farò sapere. Poi ho preso il Lisonfor, questo qua tutto in uno disinfettante. Vabbè, il Lisonfor è sinonimo di garanzia, ovviamente. Presidio medico chirurgico, detergente e disinfettante. Ecco qua. E poi ho preso questo, un altro, perché ho due bagni, quindi uno lo tengo su, uno lo tengo giù. Total Action Gel disinfettante al profumo marino. Ecco qui. E per finire ho preso questo Granix, si rimuove calcare, muschio e ruggine dal granito grezzo. Volevo usarlo per i davanzali delle finestre esterne e ovviamente questo lo inizierò a usare magari per metà marzo, che inizierò a fare qualche lavoretto di fino in casa, e poi ovviamente vi farò sapere. Ecco qua, ideale anche per residui di smog, che voglio appunto pulire un po' i davanzali esterni delle finestre. E niente, questi sono i miei prodotti di scorta che ho preso. Un po' sono di Amazon, un po' sono di Eurospin, poi sono stata a Max Factory a fare la spesa, quindi ci sono vari prodotti, mentre questi li ho presi in un negozio di una mia amica, però sono spettacolari. E niente, io vi saluto, video super veloce, vi saluto, grazie per essere arrivati fino a questo punto, vi invito a seguirmi su, e lo scrivo qua, su TikTok comunque, e niente, noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo video qui su Casa e Dispensa, e ringrazio ancora a tutti i nuovi iscritti e vi do ancora il benvenuto, ciao e alla prossima, ciao ciao!